Passo quindi la parola a Massimo De Santis, ricordando il primo forum che abbiamo organizzato 3 anni fa, si chiamava Ridisegnare il futuro e mi ha colpito molto il lavoro di Massimo perché lui è partito proprio ridisegnando quello che era il packaging, se non sbaglio. Ti lascio la parola in modo che tu hai detto prima possa spiegare in maniera pratica qual è stata la tua idea e come l'hai messa in atto. Ti lascio la parola. Grazie Emanuele, grazie Elisabetta per aver fatto una serie di presentazioni e poi le capire. Io preferisco occuparmi della soluzione dei problemi e quindi dopo aver fondato qualche anno fa, ormai nel 2010, il Consorzio Europeo sugli immagini riutilizzabili di ritorno, ho deciso di concentrare diciamo, le mie energie nei confronti di un settore di mercato molto particolare, di un settore globale, che è quello degli elettrodomestici bianchi. Per elettrodomestici bianchi intendo quindi la lavatrice, la lavastoviglie, l'asciugatrice, il frigorifero, i tipologie di prodotti, che soffre di un problema drammatico che è quello dell'imballo a perdere. Bene, ne soffre perché? Perché fondamentalmente il mondo dell'elettrodomestico bianco a livello mondiale vede la produzione di 500 milioni di elettrodomestici l'anno nelle varie regioni geografiche del mondo. E nell'ambito di questi prodotti l'imballaggio a perdere costituito in polistirolo o in cartone non protegge adeguatamente gli elettrodomestici e quindi si vengono a generare dei danneggiamenti durante la fase di spostamento dei prodotti dalla fabbrica al cliente finale. Per entrare un attimino più nel vivo della discussione legato appunto a Milano e legato alla regione Lombardia, direi che ho raccolto e costruito alcuni dati. La quantità in polistirolo è equivalente al volume di 40 pirelloni l'anno, di cui il 30% di questo volume viene raccolto e forse smaltito adeguatamente, mentre il 70% di questo volume viene ad essere disperso in ambiente, e quindi per terra, in mare, nei fiumi, nei laghi, eccetera. I danneggiamenti di cui vi parlavo prima sono legati al fatto che appunto il polistirolo non resiste a nessun tipo di carico, per esempio nell'impilamento dei prodotti nei magazzini, diciamo che è direttamente il prodotto che viene costruito per resistere ai carichi verticali dell'impilamento. E siccome questi prodotti vengono anche presi con delle ganasce, vengono movimentati attraverso delle ganasce che pinzano il prodotto lateralmente, come vedete appunto nella figura in alto a sinistra, i prodotti si danneggiano per queste pinzature con le quali vengono movimentati i prodotti con 1200 kg di carico. Ecco, questo genera dei danneggiamenti che a livello mondiale sono stati calcolati dell'intorno del 5% per essere conservativi, quindi circa 30 milioni di pezzi l'anno a livello mondiale vengono ad essere danneggiati tutti gli anni con grande dispendio energetico, consumo di emissioni di CO2. L'impatto per quanto riguarda i danneggiamenti costa a livello mondiale circa 110 milioni di euro l'anno. E in Italia questo impatto è in ragione di 24 milioni di euro l'anno. Quindi i danneggiamenti sui prodotti che vengono distribuiti dalle fabbriche clientelari ogni anno impattano in Italia per circa 24 milioni di euro, che è circa equivale circa allo stipendio di 16.000 operai durante un anno. Ecco. Quindi noi abbiamo sviluppato, risolvendo appunto il problema di questi imballaggi a perdere, degli imballi riutilizzabili che vengono da noi prodotti, che vengono da noi noleggiati al produttore di elettrodomestici, il quale imballa i suoi prodotti in fabbrica, li manda alla catena della grande distribuzione che va a fare la consegna a casa del cliente finale. Installa la lavatrice, riprende l'imballo che si chiude nelle dimensioni di una valigetta che voi vedete
nella slide quella valigetta di color blu, e in accordo con il numero di pezzi che vengono raccolti dalla catena della grande distribuzione, dal retailer, noi andiamo a riprendere queste valigette organizzate come nella slide, nella fotografia in basso a destra, le puliamo, le ricondizioniamo e le riforniamo direttamente alle fabbriche. Il prezzo di noleggio è molto competitivo, perché il noleggio del nostro imballaggio costa meno del costo dell'imballo a perdere. Con il nostro imballaggio si sono ridotti i danneggiamenti dal 5-6% a zero. E quindi automaticamente se sono stati eliminati gli imballi a perdere, ci sono ridotte le emissioni di CO2 per quanto riguarda gli imballi in ragione del 77% in Europa, sono grandi, grandi numeri. Ecco. L'imballaggio viene riutilizzato per 20 volte. Dopo 20 volte questo imballaggio in plastica, in polipropilene, viene da noi preso, tritato, quindi riciclato, e con il materiale di risulta noi ci stampiamo dei pezzi nuovi, che sono degli imballi che andiamo a rinoleggiare di nuovo al produttore di elettrodomestici. Ora, detto questo, non è che non è una cosa grande e difficile, richiede tanta energia, tanta organizzazione, buon senso da parte delle persone, richiede una catena di persone che facciano le cose nella maniera adeguata al momento giusto. Io credo che questo lo si possa fare perché, come diceva l'assessore in apertura del nostro incontro, l'ambiente è nostro e quindi dobbiamo cercare di fare tutto quello che è possibile per cercare di migliorarlo, preservarlo e quindi mantenerlo. Devo dire che quell'imballo blu che avete visto, che noi chiamiamo imballo riutilizzabile ad alta protezione, è un imballo strutturale, cioè lui da solo resiste a questi famosi 1200 kg di carico legati all'impilamento nei magazzini e a questa movimentazione che avviene con queste ganasce che pinzano i prodotti con 1200 kg. Quindi a questo punto possiamo anche dire che, siccome, con un esempio, siccome la lavastoviglie che abbiamo a casa, diciamo che è inserita nella cucina, è stata progettata per resistere a 1200 kg dal punto di vista del carico verticale e 1200 kg dal punto di vista del carico verticale, del carico orizzontale, ecco che con un imballo che è in grado di resistere a questi chili, questa lavastoviglie può essere completamente riprogettata. Può essere realizzata con materiali completamente diversi, perché noi come clienti finali non abbiamo bisogno di questi materiali così robusti. La lavastoviglie può essere riprogettata ed essere prodotta completamente in plastica, perché non deve più resistere a questi 1200 kg di carico e quindi la si può produrre completamente in plastica. Il produttore di elettrodomestici la può noleggiare al consumatore con un noleggio di, lasciatemi dire, di 15 euro per al mese per 5 anni, e alla fine dei 5 anni questa lavastoviglie può ritornare nella disponibilità. Volevo solamente riferirmi a questo. In questo momento la Commissione europea sta particolarmente tenendo in considerazione tutto quello che è il tema legato agli imballi riutilizzabili, perché evidentemente questi tolgono uno dei problemi principali che ci sono sul mercato, quindi l'imballaggio a perdere. Dobbiamo seriamente pensare a tutti questi sistemi, perché tra tutte le varie normative, tra tutte le varie cose che stiamo facendo, il focus su un problema importante, che è quello delle bottigliette di plastica dell'acqua e del polistirolo, ne trovate dappertutto, andate a fare una passeggiata da qualsiasi parte, trovate del polistirolo. Ecco, dal punto di vista politico io credo che bisogna porre un particolare focus a tutte queste tipologie di imballaggi a perdere, perché creano un grande problema a livello ambientale. Le soluzioni oggi ci sono, le soluzioni sono disponibili e praticabili. Ti ringrazio davvero, entusiasmante quello che hai fatto e che continui a fare.